Ciao a tutti, buon inizio settimana. Sono già le 3 e devo partire perché dobbiamo andare a prendere gli altri. Dobbiamo andare al Ivertosano a prendere la spesa per la montagna. A fare Capodanno! Montagna, Capodanno, spesona. Dove siamo? Ma devi farlo dritto, all'Ivertosano. Così dopo lo puoi mettere come un reel. No, ma dritto no. Vabbè, Io non so se dove sia il cibo. Qua ci sono solo robe per i gatti. Regge, e ha fatto un rumore strano quando sono sceso. È enorme. Gli uccelli. Wow, speriamo. Gli uccelli. Spesa finita. E l'alcol recuperato. Oggi, con questo cappello un po' discutibile, che è martedì, andiamo a farci il tampone, perché così capiamo se siamo tutti idonei al poter andare in montagna. Tampone fatto e adesso incrociamo le dita e speriamo bene. Ah, è della Martina, l'altro qua. Brava, Martina, brava. Brava, lasciamo aperto così Davide occupa ancora più bene. Anche io ho visto che stavo con lui, da tu ieri. Ci seguiamo. Francesco è una macchina bella. Che cazzo fai? Un pazzo, un pazzo, un pazzo. Suona di caso. Mezzanotte e mezza più o meno, stavo parlando. E cazzo, lui mi risponde già. E ho detto, Cioè, allora il ristorante La Ghiacciaia? Hai sentito? Parla sempre, vabbè. Bene. Sì. Insomma, le ho mandato e non una roba normale e poi comunque un mese e mezzo che mi ha dato. Top number one, viva le relazioni tutte sempre grandi! La neve! Non siamo ancora arrivati, però c'era anche lì. Chi è che vuole ancora una briochina scrausa? Io no. La vuoi entra? No, no. E vieni, va. Ma perché avete preso tutte le robe? Questa lì è qua. E chi era il qualcuno? Questa è... that's fine. Vabbè, mi sposto. Oh, il serpente! Allora, abbiamo trovato questo. Ah, sì. Questo, sì. Book Crossing, che sì. Secondo me è uno di quelli dove... Dove si possono prendere... Sì, questo è il libro nero. Come dice questo bib bib? Dove si possono comprare, cioè prendere i libri. Questo e libro, poi questo al massimo li lasci. Guarda. Col cavolo. Luciana Littizzetto col cavolo, col ma tipo cazzo. Che c'è il film che lei ha il cavolo e fa... Sì, e fa... La pasta, i broccoli. La pasta, i broccoli, tutto quello che là. Sì, ci sta. Sì. Ma Vanga l'orto? Vanga l'orto, fa tutto, fa tutto. Ma perché li costruisce lei dopo i cavoli. Dove ho messo le carte che devo farle vedere? La rubrica letture consigliate. Questa settimana abbiamo in edicola Opere e Miracoli di Padre Pio. Ho perso le carte. C'è una Padre Pioli, Padre Pioli, una somiglianza. Non vedete, non vedete che lo vedo. Se volete, ma 16.000 euro. Comunque, vendevano le carte degli amici cucciolotti. A quanto al pezzo? E dopo facciamo il pack opening. L'unboxing. Facciamo l'unboxing. Si gira. Nuovo spaghettamento epico. Già, amici sì, cucciolotti. No, dobbiamo mettere la musica. Sì, dobbiamo mettere la musica quando esce. Rick, devi spostare. Oh, pronto la prima? Vai. Oh. Elisa, stiamo un attimo facendo il content, se per favore. No. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, ragazzi, la carta. No. Il codice. No, non c'è il codice qua. 1, 2, 3, 4. Ecco, questa dovrebbe essere quella speciale. Abbiamo trovato
Gatto pardo. Gatto pardo. Grazie. Oh, ma sono tutte. Ah, sì, sono tutte al contrario. Oh, questo è speciale, è speciale. Grazie, amici volontari. Limited edition della Croce Rossa dell'EMPA. Qui abbiamo leone con cagnetto. Cazzo, di questa mettila per l'ultima. Leone con cagnetto. Oh cazzo. Questa. No, no, guarda, rara, questa è rara, ma quella rara l'ho trovata, l'ho messa dietro. Questa è rara. Ma sentite, sentite, vitamina. Vitamina incredibile. Vitamina, sole. No. E poi abbiamo il paguro. Lansir. Poi abbiamo cagnetto gattino, molto amici. Sopra. E attenzione, attenzione. No. Olo, super olo, rara, incredibile. No, dobbiamo rifare Drago il video pazzo. Adesso. Dobbiamo rifare il video, cazzo. Incredibile scatenato. Incredibile scatenato, vedete? Che luccica. E dopo Luca ci mette luccica proprio come col gatti. Vedete che luccica. Adesso faremo una... Chi mi risponde più volte alla stessa storia su Instagram, che lascio qui. E tag link. Vi regalo le altre carte. Queste carte qui. E una questa me la tengo perché la ticco sul computer. Questa? E anche il gatto me lo tengo. Questa te la tieni? Questi ve le regalo. No, questa me la tengo, mia. Questi ve le regalo. Questa non si appiccica però, credo. Attaccatela al cazzo. Attaccatela al coso. Questa come no. Si chiama? Ciao. Il percorso della montagna. Via l'edilizia sempre! Grande! Grande! Tutto ok? Super! Tutto ok? Buone feste, Giovanni! Tutto ok? Super! E guarda che boassa! Questa qui la prendi e gliela spalmi! Grande! Questo qui sarà un video. Questo qui è il video camminata. Il video della camminata sarà solo grande! Grande! Super! Super! Possiamo fare la passeggiata? No? Neanche. Possiamo fare la passeggiata? Oggi oddio, non li avevo visti. Los caballos. Grande. Ciao caballi. Perché quello lì è lì sotto? Un cavallo. Perché ce n'è uno sotto la tettoia? Prendo io in mano il vlog di Speri. E stiamo facendo la camminata. E niente, non c'è tanta neve. E quindi siamo un po' sad, però ci accontentiamo, diciamo, che non possiamo fare altrimenti. Tanto lo taglio. No. Sì, sì, lo taglio. Guarda, guarda. Oh, oh, è venuto in... Ci vuole bene. Che verso si fa per tirare i cavalli? E questo è il percorso che stiamo facendo, il sentiero, la camminata. Anche se comunque, questo è interessante perché ogni tanto sugli alberi ci sono, dove ci sono scritti quelle, cioè, quelle poche cose che servono, sì, cioè no. I nomi delle piante e cosa fanno. Super! Super! Viva l'edilizia a tutti gli edili, grandi, sempre! Grande! Top, viva! Oddio! Oddio, 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 oddio! Lei ha la macchinetta! Che oltraggio! Pum! Nella neve! Oh, è cascata, è morta! Tipico dell'Elisa! Tipico! Troppo tu! La troia è il contrattacco, questo è il contrattacco pazzo. Adesso si vede. Avete mentito? No, no, 5 minuti e arriviamo. No. No, il mio bastone! Questo dovevo dire, che ho trovato i bastoni e si va molto meglio. Mattia vuole morire, Mattia. Tipo. Mattia, dici dichiarazione a freddo, fa freddo. Ok, grazie per l'intervento. Questo era molto goloso. Tornati dai nostri amici, abbiamo Jules, che è quello piccolino, Thomas, che è quello bianco,
è Philips, è Philips che è quello nero, che non lo vedete bene perché non mette a fuoco. Jules, girati un attimo, Philips, Thomas. Guarda che quello lì è una... non sanno, non hanno il telefono loro, non fanno le notifiche. Stava studiando. Tiro la palla di nero. Girati uno, oh, dai Jules, prendila. Prendila Jules. Vabbè, niente. Con patate, con piedi, piedi con patate, con donne, con uomini, con piedi, donne con piedi, con patate, con piedi, piedi con patate, avec le pieds, avec le pommes. Oggi giornata della neve, del giubilo, dell'allegria. Si va a sciare. Io non so sciare e non vado a sciare, vado a slittino, come i vecchi tempi. E questo è l'outfit della giornata e basta. Adesso viaggio in macchina, arriviamo agli impianti e poi non ho una GoPro, però farò il video mentre scendo e uccido i bambini, con perché li vado addosso, non perché voglio ucciderli. Cioè, vai. Siamo pronti. Siamo pronti? Sì. Siamo... Martina, carica? Tantissimo. Tantissimo. Grande, super, super. Adesso andiamo a spaccarci le ossa. Si parte. L'elicottero! Sono venuti per te. Pronta una delle nostre attrici campionesse del mondo dello spettacolo. Ecco la prima. Ecco la seconda. E manca anche il terzo che non e io sono campione di slittino invece. Ha fatto? E non si è preso il casco. No. E gli ho detto morirà. Hai qualcosa da dire Martina? Sì, sono felice. È felice. Bene, allora siamo tutti felici. Guardate che bravo che è stato Mattia, che ha fatto l'angelo sulla neve. Yeah! La neve. Questo è un angelo del Gesù. Prima Davide mi ha tirato una palla di neve in faccia. E basta. No, non mi fa male. Proprio mi sono girato mentre eravamo con il Bob, mi sono girato pam in faccia. Dai, però mi è discolpa, devo dire che non l'ho fatto. Facciamo due meglio. È l'ometto di Minecraft. La nostra costruzione, il re della montagna. Fai il gesto del re della montagna. È esattamente il re della montagna. Oh, ah. Ero qui e poi ho trovato la neve e ho detto facciamo una poltrona. Mattia mi ha aiutato e dopo ci siamo diventati re. Infatti lui ci teme, per questo sta scappando. Vedi, guarda come scappa veloce. È cattivo. Ha paura? È cattivo. Ha solo paura. Lui ti fa le foto perché siamo importanti. Stiamo facendo il pupazzo di neve. Ho fatto questa e questa, poi l'abbiamo portata su. E adesso manca la testa. Stacchiamo quella dell'Elisa e ce la mettiamo sopra. Ho fatto anche la testa. Bello comunque. Realistico. Oh, sarà alto 1,65. E adesso è ufficialmente pupazzo di neve. Pupazzo di neve. Tutti stiamo i bottoni, il neve. Sorriso che ha fatto Mattia, gli occhietti di Mattia, e il nasino. Il parcheggio delle macchine, io ho fatto questi. Le sopracciglia, i capelli, un po' così. Bello comunque. Io ho fatto i bottoni e ho limato, cioè è bello tondo. Davide ha attaccato le parti e tutto quanto il resto. Questo è il simbolo della Nike. Simbolo della Nike perché lui è di classe. A posto. Mezzo. Oggi andiamo a pattinare. È molto pericolosa sta pista. E lì si pattina. Adesso andiamo a prendere i pattini e poi pattiniamo. Pattini indossati e stiamo aspettando che l'uomo delle nevi finisca di
finisca di fare il suo lavoro. Molto, molto bello, secondo me, come lavoro, guidare quello. Da grande farò quello io. E poi ci sono quelli bravi, ma vabbè. Felice Mattia, che fa il fenomeno. Ma la cosa più bella è che come sfondo abbiamo quelle. Però ora andiamo al lago quassù. Ma potremo... io sono già stato là. E poi mi andrò in fila. Oggi siamo venuti in un posto che non pensavo fosse così. Hanno detto andiamo al lago. Ho detto ok, andiamo al lago. E pensavo ci fosse l'acqua. Ma fa un pelino più freddo dell'acqua. Quindi c'è il ghiaccio. Ci si cammina sopra. Incredibile. Non ho mai camminato sopra il ghiaccio. Cioè una volta sì, ho rischiato di cadere dentro il lago e di morire. Però wow. Ragazzi, è acqua questa. Ghiacciata. Assurdo. Beh. Si cade. Incredibile. Wow, wow. No, no, ok. Posto fantastico. Corsi sul ghiaccio. Super! Super! Vai, decollo! Number one! Number viva! One. Viva Lady! Viva! Oh, cazzo. È difficile su questo terreno! Cane dei ghiacci! Ok. E poi ci siamo lasciati. O tu ti eri visti e poi ci siamo baciati. Oddio. Nei posti più tristi. Ma aspetta, aspetta. Tuo. Sapore. Sapore. L'altro giorno siamo andati in questo posto dove si poteva fare tipo la spremuta con una macchina da soli, te la imbottigliavi e te la portavi via. Ma fighissimo. Fischia in gepe ore in giuse. Thank you.